Messaggi che istigavano alla violenza, parole pesanti come impiccagioni, fucilazioni, gambizzazioni, nuove marce su Roma. Il bersaglio, politici, il premier Draghi, le forze dell'ordine, medici, scienziati e giornalisti. E questo è il livello dei messaggi che giravano sulla chat di Telegram Basta Dittatura. Già chiusa una volta nei mesi scorsi, aveva raccolto migliaia di iscritti, diventando la piazza virtuale di riferimento per la galassia dei negazionisti del Covid. La polizia di Torino, coordinata dai magistrati del gruppo Terrorismo e Diversione, con la collaborazione della Polizia Postale e della Digos, ha eseguito 17 decreti di perquisizione in tutta Italia nei confronti dei Novax e No Pass più radicali iscritti al canale. Chiunque non fosse allineato con le tesi Novax era insultato e bollato come collaborazionista della dittatura in atto, non solo scienziati e giornalisti, anche tutta la popolazione vaccinata. C'erano gli inviti a bloccare strade, autostrade, a bloccare stazioni, ad utilizzare armi e utilizzare anche in occasione di manifestazioni di piazza bastoni e spranghi, di utilizzare bottiglie vuoto, bombe carta, addirittura di utilizzare del liquido, dell'acido, del liquido infiammabile da gettare nei confronti delle forze dell'ordine durante la gestione dei complicati manifestazioni e cortei che si stanno registrando in tutta Italia, soprattutto durante i sabati. Ai 17 indagati, alcuni già noti alle forze dell'ordine, vengono contestati reati di istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici ed istigazione a disobbedire alle leggi.